poco il ministro della provincia religiosa cappuccina di Sant'Angelo e Padre Pio, Fra Maurizio Placentino, presiederà la solenne concelebrazione all'interno della quale assisteremo con gioia alla professione perpetua dei voti di quattro frati: Fra Antonio Gabrielli, Fra Claudio Ricci, nati a Foggia, Fra Francesco Buttalico e Fra Matteo Lamparella di Manfredonia, dove ieri sera nella parrocchia Santa Maria del Carmine si è svolta una veglia di preghiera. Sabato scorso invece la veglia nella parrocchia dell'Immacolata a Foggia. Entrambi i momenti hanno preparato questo evento di grazia a cui ci disponiamo a partecipare ringraziando il Signore e Francesco d'Assisi. Solennemente essi prenderanno l'impegno di vivere per tutta la vita rispettando i voti di povertà, castità ed obbedienza nella famiglia dei frati minori cappuccini. Il 17 settembre 2016 a Murano Calabro avevano emesso la professione temporanea dei voti, insieme con altri novizi della provincia di Napoli, di Puglia, della custodia del Vicino Oriente e della custodia di Romania. Uniamoci dunque all'assemblea liturgica lodando il Signore per questo dono e chiediamogli di benedire la Chiesa con il dono di altre giovani vite che rispondano con generosità alla chiamata per la causa del Vangelo. Proprio come San Pio, che visse questo passaggio 4 mesi prima di compiere 20 anni, il 27 gennaio del 1907.
Cari fratelli e sorelle, pace e bene. Questa sera ci raduniamo come Chiesa per celebrare il sacrificio eucaristico nei primi vespri della 28ª domenica del tempo ordinario. In questa nostra Pasqua settimanale il Signore Gesù si fa presente nella Sua parola e nei segni sacramentali per guarirci da ogni infermità e donarci la Sua stessa vita. Disponiamoci alla celebrazione con animo grato e l'atteggiamento più consono che possiamo assumere dal momento che l'Eucaristia è azione di grazie a Dio per le cose grandi che realizza per ciascuno di noi. In questa celebrazione vogliamo in particolare ringraziare il Signore per le meraviglie che ha compiuto nei nostri fratelli Antonio, Claudio, Francesco e Matteo, che questa sera si presentano dinanzi alla comunità ecclesiale per pronunciare il loro sì definitivo al Signore, che li chiama a seguirlo. Con la professione perpetua dei consigli evangelici di obbedienza, povertà e castità, prometteranno di vivere fedelmente e in perpetuo la vita e la regola dei frati minori cappuccini. Sosteniamoli con la nostra preghiera e partecipiamo in pienezza alla celebrazione, lasciandoci coinvolgere da parole e gesti, cercando di mantenere un clima di silenzio orante. Vi chiedo pertanto di spegnere i telefoni cellulari. Accogliamo la processione dei ministri con il canto d'ingresso. Alla
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione voglio esprimere a tutti voi il mio benvenuto. Il benvenuto e il ringraziamento al nostro pastore, arcivescovo Padre Franco, che ci ha tenuto ad essere presente con noi questa sera, a vivere con noi questo momento bello e importante, segno della sua paternità e della sua vicinanza a noi frati minori cappuccini e a tutta la Chiesa di Dio. Davvero grazie Padre Franco, anche perché spezzerai per noi il pane della parola in questa bella occasione. Permettetemi un caloroso e particolare benvenuto alle famiglie dei nostri giovani che questa sera emettono la professione perpetua. Grazie per quello che donate oggi alla Chiesa e al nostro ordine. Grazie perché avete accompagnato e seguito questi giovani con discrezione, fidandovi della nostra famiglia cappuccina. Davvero grazie, il Signore benedica il vostro dono e la vostra offerta. Voglio dare il benvenuto e salutare tutti i confratelli religiosi cappuccini venuti dalle diverse province anche della nostra collaborazione, tutti i presbiteri qui presenti. Voglio salutare i pellegrini, tutti coloro che ci seguono attraverso Padre Pio TV, gli amici di questi nostri fratelli, e soprattutto a loro vogliamo far sentire il nostro abbraccio, a Fra Matteo, a Fra Francesco, a Fra Claudio, a Fra Antonio. Questa sera ci date occasione di vedere come lo Spirito di Dio è ancora all'opera. Quando si visita una chiesa ci fermiamo ad ammirare le opere d'arte. Ecco, questa sera vediamo le opere di Dio, come il dito di Dio scrive nella vita delle persone, nella vita dei giovani. Basta un po' della nostra disponibilità perché il Signore possa fare meraviglie. Con voi vogliamo lodare il Signore per le meraviglie che ha operato. Con voi ringraziamo il Signore per il dono della vostra professione perpetua. Vi affidate completamente al Signore, vi date a Lui, perché avete scoperto che Lui si fida di voi. Davvero grazie a voi il nostro affetto e la nostra preghiera. Ci disponiamo allora a vivere questa bella celebrazione, riconoscendo anche i nostri peccati, accogliendo nel nostro cuore il perdono di Dio. Confesso. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo, ti benediciamo, gioia.
Preghiamo. O Dio, fonte della vita temporale ed eterna, fa che nessuno di noi ti cerchi solo per la salute del corpo. Ogni fratello in questo giorno santo torni a renderti gloria per il dono della fede e la Chiesa intera sia testimone della salvezza che tu operi continuamente in Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, il comandante dell'esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato dalla sua lebbra. Tornò con tutto il suo seguito da Eliseo, l'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha proclamato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. La terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate. Il Signore ha rivelato
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In ogni cosa rendete grazie, questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: «Alzati e va,
la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Si presentino coloro che devono emettere la professione perpetua nell'ordine dei frati minori cappuccini. Fra Antonio Gabrielli. Eccomi. Fra Claudio Ricci. Eccomi. Fra Francesco Bottalico. Eccomi. Fra Matteo Lamparella. Eccomi. Fratelli carissimi, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiediamo di seguire la dottrina e le orme di nostro Signore Gesù Cristo e di essere accolti definitivamente in questa fraternità per professare fino alla morte con santa operosità la vita e la regola dell'ordine dei frati minori cappuccini. Rendiamo grazie a Dio. Ringrazio di cuore l'Ordine e la Provincia dei Frati Minori Cappuccini per avermi invitato questa sera a questa celebrazione della professione perpetua di quattro fratelli. E ringrazio in modo particolare il Ministro Provinciale, Padre Maurizio, per avermi concesso di spezzare, come ha detto, il pane della parola attraverso l'omelia. Mi date l'opportunità innanzitutto di ricordarmi chi sono. La mia prima vocazione, dopo quella base di tutti, di essere cristiani nel battesimo, è stata quella ed è di essere un religioso appartenente ad una fraternità. Quindi essere qui per me è anche questo dono, un richiamo a questa vocazione che è magnifica, unica e che non possiamo mai tradire, anche se poi molti di noi diventano sacerdoti e magari qualcuno, come nel mio caso, anche vescovo. Ma la vocazione prima è quella alla consacrazione in una particolare fraternità. Devo partire dal Vangelo e allora vorrei invitarvi a guardare alla sproporzione. Il Vangelo è sempre sproporzionato. La matematica di Gesù è un po' strana. Sono 10, solo uno ringrazia e 9 si dimenticano o sono distratti da altro. Ci fermiamo lì?
a questo atteggiamento che direbbe una sproporzione negativa? Direi di no, non saremo credenti. Siamo tanti questa sera qui, non vi so contare, ma proviamo a pensarci così. Dietro ognuno di noi portiamo nel cuore almeno altri 9 nomi, altre 9 persone, e a dire grazie per loro, anche se magari non lo sanno e sono distratti dalla vita per altri motivi. Se ognuno di noi, quando viene a messa, quando entra in chiesa, come questa sera, ha con sé almeno altri 9 nomi, allora il numero si moltiplica sproporzionalmente, ma non al negativo, al positivo, e la nostra vita diventa una vita missionaria e straordinaria. Cari fratelli, vivete la vostra professione perpetua durante questo mese missionario straordinario. Pensate non solo al vostro grazie, ma che in questo momento, come ci ha ricordato il Vangelo, potete portare una quantità immensa di altri grazie, magari di persone che non lo sanno, ma questo grazie attraverso di voi arriva a Dio, perché si lega a quel lembo del mantello che avete voluto segnare come icona della vostra professione perpetua. Questo per il Vangelo. Voglio aggiungere altre 2 cose. Innanzitutto il significato della professione religiosa. L'ho detto ieri sera, lo ripeto velocemente, giù a Manfredonia. È sconvolgente oggi nella nostra società e nel nostro ambiente professare i voti in modo solenne e perpetuo, dicendo per sempre 3 realtà sconvolgenti: castità, povertà e obbedienza. Ieri sera dicevo, ma è possibile? E umanamente la risposta è no, è impossibile una castità perfetta in una società dove la sessualità è squadernata in tutti i luoghi, in tutti i momenti, è squalificata. La povertà tanto cara a Francesco, che la considerava sorella, in un mondo che sappiamo solo più usare un solo aggettivo possessivo ed è mio, mentre tra poco diremo Padre nostro. È un'obbedienza in un ambiente dove tutto diventa finalizzato all'unico pronome personale che è io. Sembra impossibile, non è così. Diventa possibile l'impossibile della vita religiosa alla condizione di legarci a quel lembo del mantello che è il Signore Gesù. E Lui ce l'ha detto San Paolo nella lettera a Timoteo, l'ultima frase. E Lui che rimane fedele per sempre, che non rinnega se stesso, è in Lui che diventa possibile nella vita consacrata la fedeltà alla castità, alla povertà sorella e all'obbedienza. E come terza cosa vorrei farvi un augurio, mi sembra normale, in questo mondo. Qual è il nome del vostro ordine? È fatto di 3 parole. Frati minori
cappuccini. Allora il mio augurio è questo. Primo, non dimenticatevi mai che siete frati, ossia fratelli. E solo ed unicamente nella fraternità concreta, reale, in cui diventano significativi i tre voti che tra poco professerete in modo perpetuo e solenne. Vi auguro di essere veramente frati, fratelli, e di sentirla profondamente, la fraternità. Ce n'è bisogno oggi in modo strepitoso. Il mondo ha bisogno di fraternità. La vita religiosa può essere più di altre un segno di fraternità, confraternità di culture, di ambienti, di storie completamente diverse, ma capaci di vivere insieme, di compiere cose grandi per Dio, per il mondo, per gli altri. Siate frati, ma siate frati con una caratteristica, che è quella di mezzo, la parola centrale, minori. Non preoccupatevi delle cose grandi, siamo in una chiesa enorme. Il Vangelo sta nel minimo, nel piccolo, nel più piccolo. Ricordiamocelo e ricordatevelo a maggior ragione, visto che lo portate nel nome stesso della vostra fraternità e del vostro ordine, minori. Ma forse l'augurio più bello, almeno così come l'ho pensato, è il terzo, la terza parola, cappuccini. Ecco, credo che nella famiglia francescana l'ordine cappuccino sia, a livello così mondiale, il più simpatico. La barba, il più simpatico. Quello che fa incontrare immediatamente la gioia del Vangelo, la semplicità. Il Vangelo è gioia. Allora vi auguro che siate perpetuamente cappuccini, con una bella barba, non quella da far venire agli altri per una predica troppo lunga, non questo modo, magari la barba alla Santa Claus, quella che si tira, che fa ridere, che si può accarezzare, che dice la simpatia e la tenerezza. Ecco, chiudo. Il Vangelo è sproporzione, pensatelo, questa è la nostra missione. Portiamo molto di più di quanti non ci contiamo. Il Vangelo impossibile diventa possibile perché Gesù è fedele, aggrappiamoci, aggrappatevi al lembo del maltempo. E siate quello che tra poco veramente direte e professate. Frati, fratelli, minori, piccoli, il piccolo del Vangelo, e cappuccini, pieni e sovrabbondanti del Gaudium Evangelii, della gioia del Vangelo. Amen. Dopo aver ascoltato la parola del Vangelo, i nostri fratelli Antonio, Claudio, Francesco e Matteo hanno ritualizzato il loro eccomi, manifestando il proposito di voler rispondere definitivamente al Signore, che li chiama a seguirlo nell'ordine dei frati minori cappuccini. Ora saranno interrogati dal ministro provinciale perché esprimano pubblicamente la loro piena disponibilità ad assumersi gli impegni
della forma di vita che intendono abbracciare. Saremo così invitati a implorare per loro l'intercessione della Vergine Maria e di tutti i santi, e ad ascoltare poi la professione di vita evangelica che, scritta di proprio pugno, ciascuno di essi pronuncerà affidandosi alle mani del ministro, e poi sottoscriverà sull'altare alla presenza di alcuni testimoni. La solenne preghiera di benedizione invocherà su di essi lo Spirito Santo, perché porti a compimento in loro l'opera della grazia. L'abbraccio di pace con il ministro e gli altri frati sancirà alla fine del rito la loro definitiva accoglienza nella fraternità. Partecipiamo con attento e devoto raccoglimento. Fratelli carissimi, voi siete già morti al peccato e consacrati a Dio mediante il battesimo. Volete ora appartenergli più intimamente con il nuovo e definitivo titolo della professione perpetua nel nostro ordine serafico? Sì, lo voglio. Volete, con l'aiuto di Dio, abbracciare quella stessa vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che San Francesco, seguendo l'esempio di Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, la Vergine Maria, scelse per sé e i suoi frati e in essa perseverare fino alla morte? Sì, lo voglio. Volete impegnarvi a servire, amare, adorare e pregare il Signore Dio con cuore puro e mente pura, ed essere uomini di preghiera, o più ancora, come il Padre San Francesco, preghiera vivente? Sì, lo voglio. Volete accogliere e amare i fratelli che il Signore vi dona, avendo per loro cura e sollecitudine, perché se una madre nutre e ama il suo figlio carnale, tanto più uno deve amare e servire il suo fratello spirituale. Sì, lo voglio. Volete, con la grazia dello Spirito Santo, dedicare la vostra vita a rendere testimonianza a Gesù Cristo con la parola e con le opere, e come frati minori servire la Chiesa nello spirito di Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito? Sì, lo voglio. Volete, come pellegrini e forestieri in questo mondo, abbracciare l'altissima povertà del Signore Gesù Cristo e della sua madre poverella, e condividere con Letizia la vita dei poveri e degli ultimi del mondo, riconoscendo in loro il volto del Signore? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente affinché per l'intercessione dei santi dell'ordine serafico e di tutti i santi voglia benedire questi nostri fratelli che Egli ha chiamato a seguire Cristo nella perfezione evangelica, e li confermi nel loro santo proposito. Maria, Madre di Dio.
tutti i santi angeli di Dio. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. San Bartolomeo, prega per noi. Santa Maria Maddalena, Santi Stefano e Lorenzo, pregate per noi. San Basilio, pregate per noi. San Claudio, pregate per noi. San Cristoforo, pregate per noi. Sant'Agostino, Sant'Antonio, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Domenico, prega per noi. Santo Padre nostro Francesco, prega per noi. Santa Madre Chiara, Berardo e compagni martiri, pregate per noi. San Fedele, pregate per noi. Voi tutti i santi martiri dell'ordine serafico, pregate per noi. San Bonaventura, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, San Tommaso d'Aquino, prega per noi. San Bernardino, prega per noi. San Diego, prega per noi. San Pietro d'Alcantara, prega per noi. San Felice da Cantalice, San Pasquale Bailon, prega per noi. San Francesco Solano, prega per noi. San Lorenzo da Brindisi, prega per noi. San Giuseppe da Copertino, prega per noi. San Giovanni Giuseppe, San Leonardo, prega per noi. San Corrado da Parza, prega per noi. Sant'Ignazio da Santia, prega per noi. San Serafino da Monte Granaro, prega per noi. San Giuseppe da Leonessa, San Bernardo da Corleone, prega per noi. Sant'Ignazio da Laconi, prega per noi. San Crispino da Viterbo, prega per noi. San Francesco Maria da Camporosso, prega per noi. San Leopoldo Mandic, San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Ludovico, prega per noi. Sant'Agnese d'Assisi, prega per noi. Santa Coleta, prega per noi. Santa Caterina da Bologna, prega per noi. Veronica, prega per noi. Santa Elisabetta d'Ungheria, prega per noi. Santa Rosa da Viterbo, prega per noi. Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe,
Santa Margherita da Cortona, prega per noi. Santa Elisabetta della Trinità, prega per noi. San Giovanni Eremita, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Camillo de Lellis, San Massimiliano Maria Kolbe, prega per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. San Domenico Savio, prega per noi. San Giovanni XXIII, prega per noi. San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, prega per noi. Santa Teresa di Calcutta, prega per noi. Santa Maria de Mattias, prega per noi. Voi tutti santi e sante dell'ordine serafico, tua misericordia salvaci, Signore, da ogni male e peccato salvaci, Signore, dalla morte eterna salvaci, Signore, per la tua incarnazione salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione salvaci, Signore, per l'effusione dello Spirito Santo salvaci, Signore. Conforta e illumina la tua Santa Chiesa, ascoltaci, Signore, proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, Signore, assisti i missionari del Vangelo, ascoltaci, Signore, manda nuovi operai nella tua messe, ascoltaci, Signore, dona al mondo intero la giustizia e la pace, ascoltaci, Signore, benedici questo popolo a te consacrato, ascoltaci, Signore, benedici questi tuoi eletti, ascoltaci, Signore, benedici e santifica questi tuoi eletti, ascoltaci, Signore, benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti, ascoltaci, Signore. Gesù, fonte dell'acqua della vita, ti preghiamo, salvaci. Gesù, via, verità e vita, ti preghiamo, salvaci. Gesù, figlio del Dio vivente, ti preghiamo, salvaci. Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso è Dio. Concedi a questi nostri fratelli di fare, per la forza del tuo amore, ciò che conoscono essere la tua volontà, e di volere sempre ciò che a te piace, perché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possano seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo,
e con l'aiuto della Tua sola grazia giungere a Te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell'unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli. Lode e gloria della Santissima Trinità. Io, Fra Antonio Gabrielli, poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, Fra Maurizio Placentino, mio ministro provinciale, con fede salda e volontà decisa, faccio voto a Dio Padre Santo e Onnipotente di vivere per tutto il tempo della mia vita in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. E insieme professo la vita e la regola dei frati minori, confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le costituzioni dell'ordine dei frati minori cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità, perché con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini. Allode e gloria della Santissima Trinità. Io, Fra Claudio Domenico Ricci, poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, Fra Maurizio Placentino, mio ministro provinciale, con fede salda e volontà decisa, faccio voto a Dio, Padre Santo e Onnipotente, di vivere per tutto il tempo della mia vita in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. E insieme professo la vita e la regola dei frati minori, confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le costituzioni dell'ordine dei frati minori cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità, perché con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini. Thank you.
A lode e gloria della Santissima Trinità. Io, fra Francesco Maria Bottalico, poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fra Maurizio Placentino, mio ministro provinciale, con fede salda e volontà decisa, faccio voto a Dio, Padre, Santo e Onnipotente, di vivere per tutto il tempo della mia vita in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. E insieme professo la vita e la regola dei frati minori, confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente secondo le costituzioni dell'ordine dei frati minori cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità, perché con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini. A lode e gloria della Santissima Trinità. Io, fra Matteo Cristoforo Lamparella, poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fra Maurizio Placentino, mio ministro provinciale, con fede salda e volontà decisa, faccio voto a Dio Padre, Santo e Onnipotente, di vivere per tutto il tempo della mia vita in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. E insieme professo la vita e la regola dei frati minori, confermata da Papa Onorio, promettendo di osservarla fedelmente, secondo le costituzioni dell'ordine dei frati minori cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità, perché con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre Francesco e di tutti i Santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini. Thank you.
O Dio, principio e fonte di ogni santità, tu hai tanto amato gli uomini da renderli partecipi della tua vita divina, e nella tua misericordia non hai voluto che il peccato di Adamo e le iniquità del mondo estinguessero questo disegno del tuo amore. Già agli inizi della storia ci hai dato in Abele il giusto un modello di vita innocente, e nella tua provvidenza attraverso i secoli hai suscitato dalla stirpe del popolo eletto uomini santi e donne di eminenti virtù. Splende fra tutte la figlia di Sion, la beata Vergine Maria. Dal suo grembo virginale venne alla luce il tuo Verbo fatto uomo per la salvezza del mondo, Gesù Cristo, Signore nostro. Splendore della tua santità, o Padre, egli si fece povero per arricchirci e prese l'aspetto di servo per restituirci alla libertà. Nel suo mistero pasquale ha redento il mondo con immenso amore, ha santificato la tua Chiesa e l'ha resa partecipe dei doni dello Spirito Santo. E tu, o Padre, con la voce misteriosa dello stesso Spirito, hai attratto innumerevoli figli a seguire Cristo Signore. Tra costoro hai suscitato il tuo servo Francesco, fedele seguace della perfezione evangelica, perché dietro il comando del Cristo crocifisso andasse con i suoi frati a riparare la tua casa, la Chiesa, e la rinnovasse con la santità della vita. Guarda, o Signore, questi nostri fratelli che benevolmente hai chiamato alla sequela di Gesù Cristo sull'esempio di Francesco, povero, umile e amante della croce. Infondi in loro lo spirito di santità, perché quello che oggi per tuo dono lieti e gioiosi hanno promesso possano osservarlo con santa operosità fino alla morte. Pongano come solido fondamento della vita l'umiltà e la minorità. Siano animati da ardente amore per Cristo e da affetto fraterno verso gli altri. Nulla antepongano all'obbedienza caritativa. Sempre amino e osservino Nostra Signora la Santa Povertà. Coltivino la pura semplicità e non estinguano lo spirito della santa orazione e devozione. Umili e pazienti nella persecuzione e nell'infermità, amino quelli che li perseguitano, riprendono e calunniano. La loro vita consacrata edifichi la Chiesa, promuova la salvezza del mondo e appaia come segno luminoso dei beni futuri. Sii tu per loro, Padre Santo, il sostegno e la guida, e quando compariranno davanti al tuo Figlio, sii tu la loro vera ricompensa, e allora godranno di avere interamente dedicato la loro vita a te e ai fratelli. Confermati nel tuo amore, canteranno a te la lode perenne nell'assemblea dei santi. Per Cristo nostro Signore.
Credo in un solo Dio. Sì,
seppe darle per conquistarle il cuore. Sua bellezza il mondo innamorò. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, uomo nuovo, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, proclamò beati i puri di cuore e con la sua vita rivelò il pregio sublime della vita casta. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Egli suscitò il suo servo Francesco, perfetto imitatore del Vangelo, per attrarre alla sua sequela sull'esempio di lui, fedele immagine del crocifisso, una schiera innumerevole di tuoi figli. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nel santo proposito i nostri fratelli Antonio, Claudio, Francesco e Matteo, che oggi, con la professione dei voti religiosi, si sono consacrati per sempre al tuo servizio, e fa che nella tua Chiesa manifestino la vita nuova ed eterna, frutto della redenzione di Cristo.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, doniamoci un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di
Io lo
Preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora i neoprofessi si recheranno dinanzi all'immagine della Vergine Maria per compiere l'atto di affidamento. Come il profumo dell'incenso, così si innalzi gradita la preghiera dei nostri fratelli alla Madre di Dio e Regina del nostro Ordine, perché interceda sempre presso il Figlio suo e li custodisca nel cammino intrapreso. Chiediamo l'intercessione di Maria, terra del cielo. Santa Maria, Madre del Signore, la presso il Cristo, terra del cielo. Allora, ci sono i miei confratelli di cammino che mi sfottono perché alla fine mi sono fatto portare questo. Ma io ho detto così, sembra un momento più serio, no? E, vabbè, non è tanto facile parlare dopo tutte queste emozioni, però lasciare il ringraziamento è sempre la cosa più bella. Quindi innanzitutto vogliamo dirvi che questo ringraziamento che facciamo è la consapevolezza che noi abbiamo, che non abbiamo raggiunto una meta, non abbiamo raggiunto assolutamente una meta, ma una tappa. E quindi è importante questo, perché basta guardarsi attorno, no? Non serve mica solo la professione perpetua per andare in paradiso, così come non serve solo sposarsi. Ma è quell'adesione giorno per giorno che ci porta a Dio. Quindi il nostro ringraziamento è questo: ringraziare Dio e ringraziare voi. Cominciamo a ringraziare Dio perché Lui è stato presente attraverso tante persone. E durante una di queste veglie un frate ci diceva, a volte in maniera consapevole, a volte inconsapevole, però per primi sono sempre i genitori, no? I genitori sono coloro che ci custodiscono. Ci custodiscono, a volte sanno che siamo chiamati, a volte no, hanno i limiti, hanno i difetti, hanno tutte queste cose, però ci custodiscono e noi non possiamo non ringraziarli. Penso che quando i genitori sono vivi e possiamo guardarli, abbiamo sempre la possibilità di guardare coloro dai quali abbiamo ricevuto la vita. Poi tutte le cose che sono successe nella vita non possono
fermare l'amore che invece si deve avere. Quindi ringraziamento anche un po' più lunghetto va ai genitori. Ringraziamo anche i familiari, sia per la loro presenza qui, ma anche per la loro presenza durante la nostra vita. Ringraziamo i parroci che ci hanno seguito, ringraziamo le parrocchie, e ringraziamo i nostri oratori, diciamo ne sono due per noi quattro. Uno è quello di Manfredonia e uno è quello dei Salesiani che sta a Foggia. Ringraziamo tutti i frati che ci hanno accompagnato nel cammino, con le loro fraternità. Non è solo un frate che ci guida, anche se padre Rocco mo, mi raccomando, il maestro è uno e tutta la fraternità sostiene il maestro. Ieri lo dicevamo, il dono della fraternità è un dono grande, perché è il dono di una famiglia che ti segue, e questo deve essere di consolazione per i familiari che, come dice Fra Maurizio, oggi donano noi. Vogliamo ringraziare per la celebrazione il coro, volendo aggiungere questa cosa, che il coro, quelli che fanno parte del coro sono nostri amici, è qualcosa di più, cioè non sono solo venuti qui, vengono da Campobasso e siamo stati 3 anni insieme, quindi grazie perché ci avete aiutati a pregare. Ringraziamo il servizio liturgico, che è formato sia dai giovani di San Giovanni Rotondo ma anche dai nostri frati, quindi ringraziamo tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità. Ringraziamo tutti i frati presenti, quelli che vengono da lontano, i frati della nostra provincia, lo facciamo ringraziandoli tutti nella figura di Fra Maurizio, che è il nostro ministro provinciale. Ringraziamo il nostro vescovo, che è il nostro pastore, che è dovuto andare via. Lo ringraziamo perché anche ieri ha dato la sua disponibilità e ci ha dato davvero dei saggi consigli. Poi ringraziamo Giovanni, che è il nostro cerimoniere, e il nostro compagno di cammino, così ringraziamo anche Antonio Tirone, e salutiamo Pietro da casa, che sicuramente ci sta vedendo, e gli auguriamo ogni bene. Manca un foglio che Antonio Gabrielli mi ha detto sì, breve, se no la gente se ne va. Vogliamo ringraziare l'animazione vocazionale e i frati della Fraternità di San Giovanni Rotondo, perché anche loro in questi giorni ci hanno custodito, si sono messi a completa disposizione. Di Leo, poveretto, una lite solo per questo leggio. Quindi ringraziamo tutti i frati che ci hanno accolto. Ringraziamo tutti i sacerdoti che sono venuti, gli amici, le parrocchie che vengono anche da lontano, tutte le associazioni a noi sempre care e vicine. E salutiamo quelli che ci vedono da casa, che sono parecchi, che non sono potuti venire. Ora passiamo all'ultimo punto. Noi quattro abbiamo questo desiderio, vogliamo dirvi in due parole perché abbiamo scelto questa immagine evangelica che poi voi riceverete tutti. È l'immaginetta della nostra professione. In questa immagine c'è una donna che semplicemente tocca il mantello di Gesù, e semplicemente non per dire una cosa così, perché forse è uno di quegli attributi che più conviene a Dio, la semplicità. Questa donna crede, lei è malata, che semplicemente toccando il mantello di Gesù sarà guarita, e questo avviene. Questa donna strappa un miracolo a Gesù, non lo chiede, e Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, come al lebbroso che oggi è tornato. E in un certo qual senso è interessante, perché strappa il miracolo, non lo chiede, lo strappa. Gesù sente che una forza esce da lei, ed è molto interessante apprendere questo aspetto della preghiera e della fede. A volte pensiamo che c'è bisogno di tante cose, invece è solo un tocco con fede. Noi siamo andati in Terra Santa quest'estate e a Magdala abbiamo visto questa immagine in una chiesa, quindi ci ha semplicemente colpito e poi ci siamo un po' rispecchiati, perché la nostra idea di fondo è che la professione non è un punto di arrivo, ma la decisione di toccare Gesù a tutti i costi e intraprendere con lui un cammino di continua guarigione. I padri della Chiesa sempre dicono: quando qualcuno si mette in testa di seguire Gesù,
va a finire che poi dice semplicemente: Gesù, abbi pietà di me. E quindi la consapevolezza che abbiamo è che non siamo superuomini, vogliamo semplicemente vivere l'intimità con Gesù. Il Vescovo è stato molto forte quando ha detto: umanamente la castità, la povertà, l'obbedienza non si possono vivere, ma se tocchi Gesù, Lui che è la possibilità, rende possibile ciò che a noi umanamente è impossibile. Quindi questa donna che tocca il mantello di Gesù ci dice a ciascuno di noi: tu puoi andare da chi vuoi e credere che con la sola ragione puoi vivere senza Dio, ma non è così. Il cuore si placa quando tu incontri Gesù per un motivo molto naturale, non spirituale come uno può credere, molto naturale, perché l'anima in pace è l'anima che si riconosce creatura e non che pensa che può fare tutto da sola. Quindi l'augurio per noi, per voi, ma soprattutto vi chiediamo, pregate perché la nostra relazione con Gesù sia un continuo contatto d'amore con Lui. Grazie. Diamo lettura dei messaggi augurali del Ministro Generale e del nostro Sommo Pontefice. Cari fratelli, il Signore vi dia pace. Nell'imminenza della vostra professione perpetua, vi mando una speciale benedizione e un saluto fraterno, uniti all'affetto e alla preghiera di tutta la provincia dei frati cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio, Foggia, che vi ha accolto e custodito in questi anni. La vostra professione è un dono all'ordine e alla provincia, un segno della benevolenza di Dio e della potenza trasformante del Vangelo. Siate sempre testimoni della santa semplicità, della laboriosità, dello zelo e della carità cortese, come vi vuole San Francesco. Vi auguro ogni bene di tutto cuore. Fra Roberto Genuin, Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Ai reverendi Fra Antonio Gabrielli, Fra Claudio Ricci, Fra Francesco Bottalico, Fra Matteo Lamparella, nella lieta circostanza della loro professione religiosa perpetua nella Chiesa San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo, Foggia, il Sommo Pontefice Papa Francesco esprime vivo compiacimento e fervido auspicio di perseverante fedeltà agli ideali della vita consacrata nella totale dedizione a Cristo e, mentre invoca su di loro una larga effusione dei favori divini, per la costante ascesa interiore e servizio alla Chiesa, sempre animato da viva carità, imparte loro di cuore l'implorata benedizione apostolica che volentieri estende ai confratelli, ai familiari ed ai presenti al Sacro Rito. Dal Vaticano, 12 ottobre 2019, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Vogliamo disporci a ricevere la benedizione. Ecco, credo che la benedizione concreta veramente siete voi questa sera per noi. Quindi un po' stravolgiamo in un certo senso la liturgia. Vi ringraziamo perché siete voi
il segno della benedizione e della benevolenza di Dio. Allora auguriamo tutto il bene, come ci hanno detto è solo una tappa, adesso a Matteo e Fra Francesco proseguiranno per Bari per la loro formazione teologica, Fra Claudio andrà in Francia, Fra Antonio in Irlanda per un percorso di esperienza e di formazione un po' alternativo. Ecco, davvero vogliamo garantire a loro la nostra preghiera, la nostra vicinanza e il nostro affetto. Loro accrescono la nostra famiglia cappuccina, non solo per la loro presenza, ma perché, e di questo voglio ringraziare loro, ma tutti quanti voi, perché i loro amici in questi anni sono diventati gli amici di tutti i frati e i frati sono diventati i fratelli di tutti i loro amici. Ecco, la nostra famiglia è il dono di Dio, è veramente sovrabbondante. Allora davvero grazie e di cuore la benedizione. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Amen.